Ci troviamo in piazza Guido Monaco, un luogo simbolo anche per la polizia municipale in questi ultimi tempi. Perché? Perché insomma sicuramente il vigile urbano è visto ultimamente proprio come punto di riferimento, però il vostro motivo per cui scenderete in piazza il 12 e il 13 e prossimi non è diciamo un motivo futile, è perché chi affronta comunque i problemi di strada viene trattato, economicamente parlando e anche sotto altri profili di tutela, come chi lavora in un ufficio. Questa è la base della vostra protesta. Praticamente il nostro problema viene dal nazionale prima di tutto. Con le ultime modifiche che sono state fatte da Brunetta sono state tolte i riconoscimenti che avevamo come settore, come polizia locale, come pubblici dipendenti, la causa di servizio e l'equo indennizzo. Quindi togliendo questa prerogativa che hanno escluso da questo taglio giustamente le forze di polizia nazionali e quindi anche i vigili del fuoco sono ricompresi dentro questa causa di servizio, è stata tolta al nostro settore non essendo ricompreso nel comparto sicurezza. Questo cosa vuol dire? Che noi praticamente siamo stati parificati in tutto e per tutto a un dipendente comunale, quindi noi sia sotto il punto di vista economico ma soprattutto previdenziale non abbiamo le stesse tutele che hanno le polizie nazionali, quindi parlo di carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, corpo forestale, polizia penitenziaria che sono le 5 forze di polizia. Il nostro grido, diciamo, che ormai viene da anni è quello di essere ricompresi nel comparto sicurezza, perché noi quotidianamente, e lo vediamo nella realtà di Arezzo, che veniamo impiegati sempre a fianco dei carabinieri e polizia, ma non abbiamo le stesse garanzie. Se paradossalmente intervenite nel luogo di una rissa e insomma subite un infortunio voi piuttosto che un carabiniere, il trattamento poi è diverso. Certo, specialmente se noi riportiamo danni permanenti, non abbiamo più la causa di servizio che è quella che ti consente di avere un qualcosa che ti sostiene anche economicamente nel caso di una invalidità permanente. Quindi mentre carabinieri, polizia, in caso di un infortunio grave come sono successi in Italia, ultimi eventi che insomma parlano da sé, il nostro diventa un banale infortunio di lavoro, ma comunque non viene riconosciuto come infortunio professionale. Cioè paradossalmente noi essendo impiegati comunali è più facile che mi riconoscono se cado per le scale dentro un ufficio del comune che non se fuori prendo una coltellata. Che sono, diciamo, le scelte che l'amministrazione locale potrebbe operare per sostenervi in questo senso? Noi sono come investimenti, noi abbiamo problemi ad esempio dal vestiario, c'è gente che va al giro con le scarpe sfonde, gente che se le deve comprare da sole. Mezzi, abbiamo mezzi obsoleti, anche se ogni tanto arriva qualche ricambio di auto nuova, ma non va comunque a colmare una lacuna che ormai ci portiamo dietro da anni. Quindi in questo momento di crisi, non avendo fatto scelte anche in precedenza di investire sulla polizia municipale, ora si ritrovano in una situazione in cui non riescono a colmare tutte le nostre esigenze, proprio per il momento difficile che stiamo vivendo.